presentato questa mattina durante una conferenza stampa al Municipio di Salerno il nuovo piano regolatore della zona industriale di Salerno. Mettiamo finalmente ordine o riordine in una zona industriale che diventa il vero baricentro dell'economia salernitana. L'apertura dell'aeroporto, il rilancio dell'alta velocità da Salerno a Reggio Calabria, il sistema portistico che diventa più forte. Vedono sempre più la zona industriale di Salerno come il polo di maggior interesse e attrattività. È stato dotato adesso con questo piano per il quale ringraziamo l'ufficio tecnico del. Comune di Salerno, l'architetto Maria Maddalena Cantisani e il dirigente dell'ufficio del consorzio Asil architetto Pelosio, di un piano urbanistico moderno che è rispettoso delle norme ambientali, che punta a mettere ordine in un contesto che fino ad ora non è stato sempre ordinato, che prevede un ampliamento della zona industriale di circa 400.000 m quadrati con la possibilità di insediare nuove attività e che consentirà agli insediamenti esistenti di incrementare del 10% la propria volumetria. Noi abbiamo fatto un protocollo di intesa con l'Asia. Per cui siamo molto soddisfatti oggi di presentare questo piano perché c'è stato un lavoro da parte dell'ufficio di piano del Comune di Salerno. Eh, che ha dato una mano all'elaborazione del nuovo piano ASI, che è un piano innovativo, poi sentirete stesso dall'ASI tutte le novità che hanno messo ed è stato importante non solo perché abbiamo capito quanto ehm, sia necessaria la collaborazione tra gli enti, ma anche perché abbiamo potuto avere l'idea di guardare il territorio comunale nella sua completezza, cioè tentando di far rientrare anche l'area della zona industriale nel territorio comunale. Sicuramente il perimetro del, del piano è cambiato: è cambiato perché attraverso questo protocollo di copianificazione fatto con il comune di Salerno abbiamo ceduto delle aree al comune per circa 400.000 metri quadri. Erano aree ormai sature che non potevano dire nulla dal punto di vista produttivo. E abbiamo inserito circa 400.000 metri quadri lordi di nuove aree industriali. Ovviamente tutte con caratteristica industriale, quindi la categoria D per intenderci, e con una caratteristica, lo accennava il Presidente come APEA, attività produttive ecologicamente attrezzate e questo, porterà, questo in realtà nasce poi da tutto un percorso di qualificazione eh, dell'ente che c'è stato ma soprattutto del, del riassetto eh, del piano attraverso le nuove viabilità il, con i progetti del PNRR, con i progetti finanziari della, della Regione e quindi è stato l'inizio di un percorso che ci ha portato poi ad avere tante richieste grazie anche alle ZES di primo impianto all'interno del nuovo eh, perimetro industriale che ci ha portato insieme al Comune a pensare a una nuova area e da qui la appetito vi è mangiando, abbiamo delle richieste di anche di, di, di aziende importanti a livello non comunale, non provinciale, non regionale ma anche nazionale che hanno intenzione di inserirsi a Salerno perché Salerno è un punto strategico anche per la vicinanza con l'aeroporto.